Solo il tan tan della rete non avrebbe portato 500.000 persone in piazza, invece queste due cose insieme possono ottenere, possono bucare, ecco. E forse ancora oggi, nel momento che viviamo, il caso Tartaglia, la manipolazione mediatica, di cui forse dovremmo dire qualcosa, e si è compiuta, ha veramente cancellato tutto quello che era accaduto, e quindi questo libro non è, come dire, una cosa, un messaggio non is causa, ma è un appunto che andava messo per impedire che tutto venisse cancellato. Infatti parto da due cose che ha detto Luca, che sono il popolo, i ragazzi delle gavette e i depravati, no, riferiti a internet. Io devo adesso ho la fortuna di lavorare al Fatto Quotidiano e devo la mia carriera a internet, perché io sono originario di Lecce, sono andato a studiare a Bologna, dopo un periodo di studi, vari lavori, portapizze, barista, eccetera, eccetera, e avevo cominciato a lavorare alla Regione Emilia-Romagna. Sì, come tutti i figli dei miliardari che si devono fare il curriculum. Ma nel mio caso mica tanto, perché i miliardari sono altri. E comunque a un certo punto stavo lavorando alla Regione Emilia-Romagna e però non mi sopportavo più in questo discorso del lavoro pubblico, parliamo del 2007, e cosa succede? Vado a vedere la presentazione di un libro che adesso non dirò neanche sotto tortura, e che erano due ragazzi che hanno pubblicato questo libro con Rizzoli. Vado a vedere questa presentazione, sento questi ragazzi parlare e dico, forse se l'hanno fatto loro posso fare anch'io un libro. Ai tempi avevo un blog, perché nei tempi del lavoro pubblico avevo imparato l'HTML, che è il linguaggio per fare i siti internet, e succede che decido di licenziarmi e scrivere questo libro da far scaricare sul blog. Avevo preso accordi con un'amica per andare a Londra a cercare fortuna all'estero, questo a 27 anni. Succede che pubblico questo libro sul blog, il giorno dopo mi chiama Mondadori, Strade Blu, che mi offre di pubblicarlo, questo nel 2003. Sei mesi dopo è uscito questo libro, si chiama L'Italia spiega da mio nonno, che era un racconto della precarietà, delle pensioni, vista da un punto di vista generazionale. Questo libro se ne parla molto in giro, mi intervistano, mi fanno, però io, non essendo miliardario, dovevo lavorare, mi trovo in un call center della provincia di Bologna a fare dei sondaggi sulla raccolta differenziata a Budrio. Questo era lo scenario. Tra l'altro era questo giornalisticamente interessante, perché era durante il periodo dei rifiuti a Napoli, quindi c'erano questi cittadini di Budrio terrorizzati dalla prospettiva napoletana sui rifiuti. Noi parlavamo di raccolta differenziata. Vabbè, fatto sta che poi, grazie a un amico che era nella redazione di Anno Zero, so che cercavano qualcuno per gestire la parte internet di Anno Zero. Sono andato là, ho fatto un colloquio e mi hanno preso. E mi sono occupato per un anno e mezzo della cosa internet. Poi, quando è nato il Fatto, c'era questa idea di fare una pagina che tuttora esce tutti i giorni, dedicata al web, si chiama Mondo Web, dove ci sono notizie su tecnologia, internet, eccetera. E quindi sono passato al Fatto. No, ho fatto questa premessa perché davvero io penso, sentendomi senza, partito senza arte né parte, che senza la rete non sarei riuscito a fare niente di tutto ciò, soprattutto in un sistema bloccato come quello del nostro paese. Però qual era il problema? E qua vengono i depravati. Cioè, è ovvio che internet è uno strumento potentissimo, ma anche i suoi limiti. E finora era mancato, secondo me, una dimostrazione, soprattutto nel nostro paese, dove la cultura passa attraverso la televisione, i giornali, dove sappiamo che i giovani non hanno spazio, ma non è una frase retorica, cioè non hanno spazio da nessuna parte. In televisione c'è DJ Francesco, che è il figlio dei Pooh, non c'è una persona che per i suoi meriti è riuscita ad avere quella posizione. Allora, c'è Zoro, ma non sa giovane, quindi... No, è vero, Zoro è un ottimo esempio, invece, di come internet possa essere anche funzionare da sistema meritocratico. Fatto sta che io ero alla ricerca di un qualcosa, poi monitorando sempre la rete per scrivere sul giornale, di qualcosa che desse finalmente valore alla rete. La campagna di Obama era sicuramente stata, in questo punto di vista, un punto di svolta, perché Obama era riuscito a usare internet in maniera assolutamente innovativa, a raccogliere tanti fondi. Per battere la più grande macchina La più grande macchina da guerra, e Obama aveva raccolto queste donazioni da $100 l'una, però su una scala moltiplicata a livello molto ampio, come aveva fatto Howard Dean 4 anni prima di lui. Quindi già c'era stata una novità, e per una prima volta internet era passato da
strumento per guardare i porno, perché poi questo è considerato mediamente internet, ha qualcosa per costruire a Butrio forse a Butrio ma non sei così sicuro. Comunque, fatto sta che questa, quando è stata lanciata questa manifestazione, c'è una data d'inizio che io ho vissuto in diretta, perché ero alla redazione del Fatto, erano le 18.07 del 7 ottobre 2009. Cosa succede quel giorno? All'inizio della storia, entra qualcuno in redazione e dice: hanno bocciato il Lodo Alfano. A quel punto, lo possiamo dire, urla, festeggiamenti, banderuola. Esatto, tra l'altro abbiamo detto subito a Natangelo: ci fai un bel paio di manette. Manette da mettere in prima pagina. Tra l'altro lui, Damiano, senza, con l'emendamento da Dario, ora non potrebbe registrare, certo, che vieta le registrazioni. E che succede? Su internet allora vado a cercare qualcosa per scrivere il giorno dopo su cosa, qual è la risposta di internet alla bocciatura dell'Lodo. Trovo un magma incandescente di entusiasmo, praticamente. C'è questo Tony Troia che... Cioè, tu per sapere la risposta di internet sei andato da Tony Troia? No, non capire quale dinamica. Esatto, diciamo, l'abbiamo detto. Brancolando sono sbattuto su Tony Troia. Ma Tony Troia ha fatto una cosa geniale. Massimo rispetto. Alle 9.07, alle 6.07 è stato bocciato il Lodo Alfano. A 12 minuti dopo c'era questo video che era su tutti i profili Facebook, dove Tony Troia, cioè, accendeva le camere e faceva andai a pagare la maturità del popolo. E dopo un'ora pubblica sta canzone che ha bocciato il Lodo Alfano, che poi il ragazzo ha dote interpretative e quindi funzionava, ma c'erano commenti, c'erano mail, c'erano spunti, c'erano immagini, c'era insomma un qualcosa di vivo rispetto a questa decisione. Ma cosa riemergeva? Che era stato riaffermato un principio che molti sentivano come appartenere alla loro quotidianità, ovvero che la legge è uguale, cioè che tutti siamo uguali davanti alla legge. Questa era la lettura che veniva fatta del Lodo Alfano. Quindi la gente si sentiva coinvolta in questa decisione politica e poteva sembrare lontana.